Dunque, adesso per un po' vi farò vedere sempre l'orto. Questa ha le foglie un po' brutte, eh? Molto debolucce. Paura che le formiche abbiano fatto danni. Guarda qua. Guarda qua. Guarda qua. Non è maturissima, ma non importa se riesco a staccarle. Sì, non importa, poi fa pioggia, si rovinano. Tiro su lo stesso io, tanto maturano. Questa. Sì, tiriamo su lo stesso. Siccome sto andando su a far merenda dai miei, queste le porto su a loro. Noi ce ne abbiamo ancora su. Ah, aspettate, questa l'avevo vista? Sì. Ok, queste sono le piante. Beh, sì, anche questa è fiacca. Però questa foglia no. Qualcuno è venuto a mangiare. Anche questo cavolo non è messo tanto bene. Neanche quello. Le piante dei cetrioli sono belle dentro. Perché a me i cetrioli muoiono sempre. Allora ho detto, quest'anno compro questi coni, li ho presi da Sushin. Questa insalata sta andando. Questa è praticamente, quando è così, che si attacca al dito così. Ok. Questa anche sta andando. Via. Sta andando, io dico sta andando. Questa anche. Questa insalata qua è brutta proprio. È fiacca e non è consistente, quindi boh, un po' pessima come qualità, mi sa. Questa no, questa è bella. Anche questa pianta qua dentro è bella e questa non è male. Dai. Qui c'è cavolo. Tanto questi basta che con un po' di vento questi qua li trovo in giro per Borca praticamente. Cavolo, cavolo e cavolo. Però secondo me i cavoli non serve, perché secondo me i cavoli soffrono con questi coni. Questo non è bella come pianta, eh? No. Secondo me i cavoli soffrono. Quindi tolgo i coni. Ok. La baby anguria è ancora intera. La pianta. Queste sono un po' palliducce, ma c'è una qualità diversa di zucchina, per cui ne ho prese due qualità. Non sono mica tanto belle come piante. Qui ci dovrebbero andare le patate, ma non le ho ancora preparate. Le piante di pomodori. Sì, dai, questa si è ripresa abbastanza, perché questa qua era brutta, eh. Secondo me è anche già cresciuta un po'. Questa anche si è ripresa bene. Questa è perfetta. Questa anche è perfetta e questa anche. Ho fatto il danno. Ho schiacciato una fragola, no. Ma sono un disastro. Tra l'altro era quella bella. Stavo per passare di qua. Poi mi sono accorta che c'è un ragno che però non si mette a fuoco. Forse così. No, neanche, non metterà mai a fuoco questo ragno. Ah, non è impossibile. Vabbè, qui c'è un ragno. Ho fatto una ragnatela gigante. Vediamo. No, si vede solo l'ombra. Chi è Arthur? Ciao Arthur! Piccolo Arthur! Wally! Wally, non posso neanche mettermi da nessuna parte. Ragazzi, ho qualcosa che mi punge qua, ma non c'è niente. Nella scarpa, sono le scarpe che ho usato in orto, non si vede mica. Oh, ma c'è anche Silvestro! Bacini! Insomma, non è che andiate molto d'accordo voi due, ma insomma. Ciao, piccolo Arthur! Bravo Silvestro, tu prendi il sole. Comunque vorrei mettermi qua seduta, ma è pieno di sabbia ovunque. Mi metto qua. Ecco, tutti qua con me, va bene. Mi riempite di pelo anche la schiena. C'è il segno del
della canottiera. Che orrore, io odio i segni, mamma mia. No, mi tocca andare via perché mi riempiono di pelo. Essendo sudata mi si attacca tutto. Arthur! Ciao, Agdung! Vabbè, Mausi, ti sei vista nel telefono. Ehi, ti vesti. Sei ci vestito. Velo di vetelo. Velo di vetelo. Ecco, io mi appoggio qua. Spero che sotto non ci siano ragni. Cioè, sotto il qua il legno. Di solito sì. Vabbè, mi appoggio un attimo. Chiaramente ho i gatti, uno da una parte e uno dall'altra. Ma di qua sono protetta, ho il poggiabraccio con le mie maglie sopra, quindi sono protetta. Arthur! E di là c'è Wally. Il 17.09, dopo quella breve pioggerellina che ha fatto, c'è di nuovo il sole. No, davvero, comunque da tardo pomeriggio sera dovrebbe fare proprio temporale. Hanno messo allerta, quindi dovrebbe far proprio brutto stanotte. C'è anche Silvano, l'ho visto adesso. È là che riposa, si rilassa sulla panchina, con le zampette un po' al sole. E il resto all'ombra. Guardate Arthur. Vabbè, niente, si sta rotolando. Micio Saponetta, Silvestro. No, non mi dà retta. Un piccolo Wally. Che pulizie, Arthur. La ciccia. E la lingua di fuori avevi. Come se vedete i gatti che hanno la bocca un po' storta perché sono senza denti. Comunque guardate che situazione. Cioè sembra che piova la via, ma secondo me non è pioggia quella. Merenda col mio solito caffè latte. O meglio, latte e caffè. E biscottini. Questi qua sono quelli dell'Eurospin. E sono più buoni degli originali. Questi. E virgola, è lì che si lava. Vite là! Ah. Allora, ragazzi. Ieri. Per ieri. Pomeriggio. Tardo pomeriggio. Ve l'avevo anche detto nel vlog precedente. O era in questo? Non lo so, forse in questo. Beh, era prevista l'allerta meteo. Io devo dirvi la verità. Non ha fatto una goccia. Cioè, ma poi ho visto una cosa strana. Allora, noi le previsioni le guardiamo sul sito dell'ARPA. Vabbè, ieri sera sono andata sul sito dell'ARPA, guardo il radar meteo per vedere dove sta piovendo, ma segnava la nuvola, il colore blu, qua sopra, ma qui non c'è, non ha fatto neanche una goccia. Quindi non lo so sinceramente quanto sia affidabile anche il radar meteo. Vabbè, comunque, infatti ieri sera avevo barricato la casa perché ho detto, ha messo l'allerta. Che poi allerta arancione addirittura. Oh, perfetto, meglio così per l'amor di Dio. Allora, sono in mutande e canottiera. Sono arrivata a casa, mi sono spogliata perché ero un lago. Siccome Franz è ancora al lavoro e sono le 13.48, ho deciso di pulire casa e vorrei anche cambiare il copridivano perché è da due mesi che è sul... cioè una vita, sarebbe da cambiare più spesso, sì, soprattutto con degli animali, ma non ho mai avuto lo spirito, lo sprint per fare questi lavori e quindi adesso mi metto invece seriamente a fare pulizie di casa, seriamente, insomma, devo lavare il pavimento, passare aspirapolvere a lavare il pavimento assolutamente. E cambiare la tela del divano e le fodere dei cuscini perché ormai ce li ho su da troppo tempo. Mi metto a fare le pulizie altrimenti passa il tempo così. Ah, c'è anche la lavatrice che va perché ho detto ne approfitto, però il sole va e viene, ma dovrebbe asciugarsi lo stesso la roba. Sì, dai, non dovrebbe piovere adesso immediatamente. Certo che c'è questo nuvolone che non è tanto bello.
Comunque dai, questo video sarà un video un po' più sprint. Su, mi metto a fare qualcosa.